Lo sport nelle università è importante per gli stessi motivi per i quali è importante nella vita di tutte le persone, con alcune specificità che lo rendono forse ancora più rilevante. Innanzitutto lo sport a livello ricreativo, diciamo così, è uno degli strumenti migliori che ci sono per unire le persone, per farle conoscere, per farle divertire insieme. E questa è una cosa che è molto importante nelle università oggi. Soprattutto nel momento in cui si aprono a persone che vengono non solo da tutta Italia, ma anche da tutto il mondo, in un processo di internazionalizzazione che è sempre più spinto. E poi lo sport è anche a un livello un po' più impegnato, diciamo così, a livello amatoriale o agonistico, è anche un utilissimo strumento portatore di valori che insegnano tanto, insegnano alla persona dei valori che sono poi spendibili a qualsiasi livello, ad esempio. Il fatto che attraverso il lavoro e l'impegno si possano ottenere dei risultati, eventualmente anche impensati inizialmente, lo sport insegna ad accettare i propri limiti, a confrontarsi con gli altri, a non ritenere il limite come un'onta, ma come piuttosto un punto su cui lavorare. Lo sport all'interno dell'università cresce anche il senso di appartenenza degli ragazzi all'interno dell'università stessa e dà anche la possibilità di costituire una comunità nella quale gli studenti, i dipendenti, i professori si trovino in un ambito che è diverso da quello dove di solito avvengono i loro incontri e quindi grazie a questo si conoscono anche meglio, contribuendo, come dicevo prima, alla creazione di una comunità vera e propria, insomma. A sport e ricerca hanno tanto in comune, perché entrambi vedono gruppi di persone, che collaborano, che competono e sono fondamentalmente, sia in un campo che nell'altro, volte al superamento di un limite che potrebbe essere un record sportivo, quanto d'altra parte il livello attuale della conoscenza applicata. E nello sport ci sono sia a livello degli sport dove conta soprattutto il lavoro prodotto dall'uomo, come negli sport più tecnologici, ci sono campi di ricerca che sono in continuo sviluppo, sia sulla macchina uomo, se vogliamo, che sugli attrezzi, e che negli ultimi anni stanno facendo dei grandi progressi. E per quanto riguarda la macchina uomo, c'è tutto il discorso che riguarda lo studio, l'approfondimento della fisiologia, c'è un grande sviluppo nella metodologia di allenamento, ma anche nella sorveglianza medica dell'allenamento stesso. Penso che sia anche abbastanza ridondante parlare degli sviluppi tecnologici sugli attrezzi, nel senso che è talmente evidente se noi consideriamo uno sport molto tecnologico come la Formula 1. È molto evidente vedere quanto contribuisca la ricerca allo sviluppo delle macchine, così come anche negli attrezzi che permettono a un atleta come uno sciatore piuttosto che un ciclista di esprimere il suo gesto atletico. Ci sono sviluppi continui che sono oggetto di ricerca, con trasferimenti dei risultati delle ricerche da un campo a un altro. A me piace citare soprattutto un campo nel quale il connubio, se vogliamo, la simbiosi tra l'atleta e la macchina o l'attrezzo è più, forse addirittura più intimo, diciamo, che è quello che riguarda gli sport paralimpici. Ad esempio noi molto recentemente, 2 settimane fa, abbiamo ospitato Zanardi con il suo team al Politecnico di Milano, ha messo a punto l'attrezzatura, l'ha testata in Galleria del Vento, ci sono degli studi che permettono di ottimizzare l'abbigliamento stesso e quindi io penso, in conclusione, se vogliamo, che effettivamente i due mondi abbiano molto da vivere insieme e con uno scambio che è positivo sia in una direzione che in quell'altra.